Buonasera Barbara Romanin, buonasera. Buonasera, professor. Sento male, mi raccomando, cerchiamo di sentire bene, mettete a posto l'audio perché già sento che va e viene. Senta Barbara, lei è direttore dell'AFIM e lei sa che a breve, diciamo a breve, non so quando, comunque, a breve riapriranno tutte le attività. Cosa dovrà fare l'imprenditore a fronte di questa pandemia, modificare la sua attività o lasciare tutto come prima? E come farà a prevedere costi e ricavi, ma soprattutto entrate, uscite, finanziarie, per evitare di trovarsi nei guai più di quello che oggi in questa situazione, per questa forzata chiusura ormai da parecchie settimane? Bella domanda. È una domanda che riceviamo tutti i giorni sostanzialmente, anche poi dopo l'ultimo annuncio che ha posticipato le aperture di alcune categorie. E quando si fanno questa domanda o quando mi fanno questa domanda, li prendo un po' per mano e ci sediamo ad un tavolo e cerchiamo di riprogrammare quella che era l'attività che prima era normale, che oggi purtroppo di normalità non ha più nulla. Cerchiamo insieme di predisporre un budget, che è una previsionale di 6 mesi, e da lì programmiamo quelle che potranno essere le entrate, che sono assolutamente incerte, mentre abbiamo molto certe quelle che sono le uscite. Questo è quello che andiamo a fare. Ho capito. Quindi oggi più che mai, insomma, le aziende hanno bisogno di un grande aiuto, cara direttrice. La chiamo direttore, va bene lo stesso? Va benissimo. Lei non è come qualcuno che diceva, no, io sono donna, devo essere chiamata direttrice. Vabbè, se lo vogliamo. Quindi voi Rimango dopo. state già studiando come aiutare, come voi di AFIM. Come aiutare concretamente queste imprese? Avete già, diciamo, i cosiddetti elementi essenziali per dire, signori, tranquilli, ci pensiamo noi a darvi una mano. Beh, noi con i nostri strumenti sicuramente riusciamo ad affiancarli in maniera sufficientemente concreta. È Ma in chiaro, non tutta abbiamo più Italia, nulla. aggiungo, scusi, ma questi aiuti possono avvenire, accadere in tutta Italia oppure ci sono, non so, delle regioni particolari. Questo aiuto è rivolto a tutti gli italiani, a tutti gli imprenditori italiani delle piccole e medie imprese? Sì, noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale, quindi ci trovano dalla Val d'Aosta alla Sicilia, quindi dal nord al sud, ovunque. Quindi siamo presenti e siamo una rete, che opera su tutto il settore nazionale. Quindi avete già, diciamo, gli elementi per dire, signori, noi possiamo aiutarvi in questa maniera, giusto? Sì, abbiamo gli strumenti con i quali possiamo aiutarli ad avvicinarsi a quello che può essere una situazione concreta Come e non. deve, direttore, come devono avvicinarsi a voi? Come devono trovarvi, diciamo? Quali sono le vie per dire, signori, per trovarci dovete fare questo meccanismo, insomma. Che Ci possono trovare tranquillamente visitando il nostro sito su www.afinimpresa.it, lì ci trovano tutti i nostri riferimenti e nello stesso sito possono trovare anche il numero verde e contattarci tramite il numero verde che è attivo 24 ore su 24. Perfetto, grazie intanto direttore.